Dopo l'edizione dello scorso anno ospitata nel palcoscenico naturale del Teatro Antico della Villa Imperiale, il Festival di Musica da Camera Nuit d'été à Posillip, intitolato come l'omonima raccolta di Gaetano Donizetti, si trasferisce nella Villa Doria d'Angri, mantenendo sempre il suo costante rapporto culturale con la collina di Posillipo ed ospitando in apertura la pianista franco-cinese Su Xiaomei. Perché l'etimologia stessa di Posillipo è la pausa negli affanni e Su Xiaomei, che ha avuto un trascorso di vita abbastanza difficile perché ha dovuto lottare per suonare per quando stava in Cina durante la rivoluzione culturale, e la musica è stata una pausa negli affanni in questo periodo così duro. L'edizione di quest'anno abbraccia il Festival Suona Francese promosso dall'Ambasciata di Francia e dall'Institut Français in 40 città italiane e conserva il suo spirito originario, che è un invito per i giovani musicisti di tutto il mondo ad esibirsi insieme con i maestri e per i napoletani ed i turisti a scoprire la musica da camera in luoghi poco conosciuti, oltre ad un accento particolare sullo stretto legame che la Francia e la sua comunità a Napoli hanno con la nostra città. I legami storici che sapete benissimo. La domanda di Francia a Napoli è ancora importante. Per la Francia abbiamo una grande stagione musicale che si chiama Suona Francese, che fa più di 140 concerti su tutta l'Italia, e vogliamo che Napoli sia un capoluogo di questa stagione per tutte le regioni dei legami culturali tra Napoli e la Francia. Mi verrebbe quasi da dire che dovremmo un po' prenderlo da esempio e avere, sentire ed avvertire in qualche modo lo stesso profondo legame con la nostra città, con i suoi problemi, le sue difficoltà, con la fatica che comporta anche viverci, ma sapendola cambiare proprio perché la si ama.